Diventa sempre più violenta la repressione contro i dimostranti che in Myanmar da settimane protestano contro il golpe militare del 1 febbraio. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e altrettanti feriti. Per disperdere la folla, che ormai si dà appuntamento ogni giorno nelle principali città del paese, al grido di democrazia e libertà, le forze di sicurezza ora sparano sulle persone. Dal centro di Yangon a Tai Voi, le immagini sono le stesse. Studenti cittadini di ogni età non si lasciano intimorire, sfidano i colpi di arma da fuoco, chiedono la restaurazione del governo civile di Aung San Suu Kyi. La giunta militare però non arretra, passa le maniere ancora più forti contro i dimostranti dopo aver utilizzato pallottole di gomma, lacrimogeni, cannoni ad acqua. Mentre gli ospedali si riempiono, la comunità internazionale chiede l'immediata fine di ogni violenza contro i civili. Per l'alto rappresentante dell'Unione Europea, la popolazione del Myanmar deve poter esprimere il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione. Per questo Bruxelles potrebbe adottare a breve misure in risposta a questa situazione. Finora gli appelli sono rimasti inascoltati.